Benvenuti a un nuovo episodio di Psico Podcast. Oggi parleremo di allenamento e nutrizione. Lisa ha intervistato per noi tre esperti dei coach e personal trainer che ci daranno dei consigli in merito a quali possono essere gli accorgimenti che possiamo prendere per rimanere in forma anche da casa, sia per quanto riguarda gli allenamenti che per l'alimentazione. Infatti, ci daranno delle dritte sull'attività fisica da svolgere a casa e anche su che regime alimentare seguire, per venire incontro al minor dispendio energetico al quale saremo soggetti nei prossimi giorni. Questo per far sì che l'hashtag Io sto a casa venga seguito anche da Io mi alleno e io resto in forma. La parola a Lisa e agli intervistati. Ciao a tutti, abbiamo qui con noi Luca, che è un professionista per quanto riguarda l'allenamento e la nutrizione. E vuoi dirci di cosa ti occupi principalmente? Sì, ciao a tutti. Allora, io mi occupo ormai da 6 anni di allenamento, ok? Ho iniziato il mio percorso universitario iscrivendomi al corso di laurea di scienze motorie. Ho iniziato subito a collaborare con una società sportiva, quindi una palestra, e sto collaborando tuttora con loro. E di cosa ci occupiamo? Allora, io personalmente mi occupo sia di personal training e anche di coaching a distanza, e svolgo anche il ruolo di istruttore di sala pesi. E dopo aver terminato anche il percorso di studi magistrale in scienze tecniche dell'attività motoria preventiva e adatta a Padova, ho iniziato anche a seguire nel protocollo di attività fisica soggetti con patologie sia croniche che momentanee, ecco, sia a livello articolare che sistemico. Molto interessante. E quindi, insomma, la normativa che ha deciso la chiusura di tutte le palestre ti ha riguardato in prima persona. E tu personalmente, anche comunque come sportivo che regolarmente si allena in palestra, come l'hai vissuta queste nuove regole, insomma? Beh, allora, guarda, per quanto riguarda me, ma anche vedo i miei colleghi, abbiamo tutti reagito bene o male accettando quelle che sono state le direttive che sono state imposte, anche perché ci sembrano appunto delle manovre, delle decisioni ponderate anche da figure più esperte di noi e sicuramente con dei background e dei curriculum importanti, e ci è sembrato giusto seguire le normative. Certo. Sicuramente ci troviamo un po' tutti quanti a disagio a livello un po' economico per quanto riguarda la nostra professione, perché comunque è un settore che si ferma, però in questo momento c'è da preservare la salute sia nostra che di tutte le persone che si allenano da noi e che svolgono il lavoro con noi. Certo, giustamente. E riguardo alle persone che tu segui in particolare, e quindi anche comunque persone che hanno più o meno difficoltà dal punto di vista cronico, piuttosto che invece vogliono continuare ad allenarsi, che richieste ti sono state fatte per continuare l'allenamento a casa, e non solo l'allenamento, ma anche dal punto di vista magari della nutrizione? Allora, per quanto riguarda i miei clienti o comunque le persone che seguo, ma mi è capitato anche soggetti estranei, diciamo, alle mie metodiche di allenamento, che comunque non conosco, che mi hanno contattato nei social. Ah, molto interessante, chiesto, questo, sì. Che mi hanno chiesto come potrebbero proseguire col loro piano di allenamento, cosa potrebbero fare a casa in autonomia per cercare di tenersi in forma, di svolgere quantomeno un minimo di attività fisica, di esercizio fisico, che sappiamo tutti quanti i benefici che può dare sia in breve che a lungo termine, ecco. E le domande principali sono state, appunto, oltre a quella lì di che tipo di allenamento fare o come proseguire, anche che tipo di attrezzi utilizzare, come cercare di adattare quello che si ha in casa a dei sovraccarichi sia leggeri che pesanti. E per quanto riguarda la nutrizione, invece,
mi è stato chiesto semplicemente dei consigli su se era il caso di tenere magari il regime alimentare che si aveva in precedenza o ridurlo un po', visto, e secondo me anche correttamente, certo, la fase che, a cui andremo incontro, che sarà sicuramente caratterizzata da una ridotta quantità di movimento giornaliero. Quindi non tanto cosa mangiare, ma se mangiare di più, di meno, e ecco, sì. Certo, certo. E quindi anche tu utilizzi anche tu molto i social e soprattutto Instagram, giusto? E quindi le persone si sono rivolte a te anche attraverso questo canale. Sì. Interessante il fatto che si, ti siano, cioè, certe persone che tu stesso non segui o comunque non conosci ti siano ti abbiano rivolto delle richieste, cosa che insomma è successa anche con altri professionisti. E ti senti di dare un consiglio sia dal punto di vista dell'allenamento in casa, sia dal punto di vista quindi anche della nutrizione alle persone che segui e a quelli che ci ascoltano in questo momento? Sì, beh, i consigli che posso dare si limitano a quello che è, diciamo, le mie conoscenze e il mio campo di attività. Posso sicuramente, anzi consiglio vivamente a tutti, di soprattutto chi già si allenava in precedenza, ma anche chi, vista la, magari le ferie forzate o altro, trova più tempo per potersi, da poter dedicare giustamente alla propria persona, alla propria salute, di iniziare o continuare il programma di attività fisica o l'attività fisica in casa. Chi è fortunato che ha degli attrezzi, per esempio un tapirulan, una cyclette o altri attrezzi adeguati alla pratica dell'attività cardiovascolare, sono molto fortunati perché, certo, potranno muoversi di più durante il giorno. Certo. Chi ha degli attrezzi come i pesi o una home gym, altrettanto fortunato perché può svolgere comunque un'attività a 360 gradi e anche in certi casi non interrompere il programma di attività fisica, certo, di esercizio fisico. Chi invece è un po' meno fortunato, che non ha mai dato importanza all'avere degli attrezzi a casa, può comunque svolgere delle pratiche di attività fisica a corpo libero. Ce ne sono tantissime, può esserci anche il Pilates per esempio, yoga, oppure delle attività di allenamento a corpo libero usando il nostro corpo come sovraccarico. Ecco, si riesce a fare parecchio in questo senso. Certo. E molte sono le figure professionali come noi che si possono trovare ormai ovunque, da YouTube, Instagram, Facebook, che possono dare dei consigli a chi non sa come allenarsi. Certamente. E altro consiglio che posso dare è quello lì veramente di stare a casa, perché non uscire nemmeno per farsi una camminata o una corsa in questo momento. So che è molto difficile, però se tutti quanti riusciamo a dare questo piccolo contributo per veramente 20 giorni, possiamo poi ottenere un grandissimo risultato alla fine. Certamente. Grazie mille Luca, ti ringrazio per questa breve intervista e per questi consigli che sicuramente sono molto utili a chi ci ascolta e a quelle persone che ti seguono, e quindi ti auguro un buon lavoro da casa e ti ringrazio ancora. Io ringrazio voi e vi auguro altrettanto buon lavoro nel cercare di diffondere i nostri consigli e le nostre opinioni ed esperienze. Certo. Ciao, a presto. Ciao, arrivederci, ciao. Ciao. Qui oggi continueremo a parlare di allenamento e nutrizione e abbiamo qui Anna per l'appunto in via telefonica. Di cosa ti occupi principalmente, Anna? Allora, ciao a tutti, io mi occupo fondamentalmente di allenamento della forza e lavoro con piccoli gruppi, con persone singole, quindi da personal trainer, mi occupo anche di preparazione atletica. Fra le altre cose mi occupo anche di formazione, quindi mi occupo proprio di formare altri istruttori. Benissimo Anna, quindi anche la nuova normativa ti ha coinvolto in prima persona. Come hai reagito alle nuove disposizioni in prima persona? Beh, allora, io sono fondamentalmente sono una che reagisce sempre abbastanza bene alle regole, perché mi appartiene proprio come carattere, per cui certo.
anche proprio per il lavoro che faccio, per cui non ho trovato particolare difficoltà. Anzi, ho sempre spronato tutti quanti a cercare di rispettare il più possibile nell'interesse appunto comune, perché qui stiamo parlando di un problema piuttosto serio, per cui non si può prendere il singolo, ma bisogna guardare tutti, quindi l'unione fa la forza e io sono per la forza. Certo, giustamente quindi. Okay. Allora, quindi ti chiedo... le persone che segui, anche i gruppi che segui, non possono più frequentare le palestre, non possono più frequentare i tuoi corsi, e quindi come hai affrontato questa difficoltà iniziale per continuare a lavorare? Sì, allora non è facile, perché in primo momento chiaramente tutto questo spiazza chiunque, perché non puoi più fare quello che sei abituato a fare, devi per forza cambiare modo di vedere le cose e di adattare tutto quello che stai facendo in maniera alternativa. Certo. Ora chiaramente non è possibile fare tutto, però l'esperienza mi insegna a cogliere dai momenti di difficoltà l'opportunità che viene posta in quel momento, quindi cerco di lavorare su altro. Questo non significa poi come dire, per chi sta facendo programmazioni particolari, diciamo, deve per forza cambiare un pochettino traiettoria, però si possono mantenere o lavorare su altre cose, tipo punti deboli, tipo su altre cose, focalizzarsi su altri punti, insomma, per cui questo sto facendo e cerco di chi posso, di spronarlo a continuare ad allenarsi a casa. Faccio qualcosa live con chi posso e con chi si può anche allenare in questo modo, perché non per tutti è possibile. Per il resto cerco di essere presente e di aiutare le persone a non perdere il proprio focus. Certo, e quindi in un certo senso anche tu lavori da casa, cioè lavori smart working? Certo, lavoro fondamentalmente da casa, come dicevo prima appunto, avendo tutta questa tecnologia ormai a disposizione, quindi con qualcuno posso vedermi direttamente in video, anche se non è la stessa cosa che essere presenti con altre persone. Cerco di essere presente con programmazioni alternative, con tutto quello che si può, insomma. Ma rispetto, rimanendo sul discorso del video, quali sono le difficoltà che hai incontrato nel fare lezioni via video, ecco, rispetto che farle, cioè cambia poi così molto effettivamente per un coach farle via video? Sì, allora, se ti parlo, stavo parlandoti della mia esperienza, di come sono io, per me è molto limitante, perché io ho proprio bisogno di contatto con le persone. Certo. Perché mi sembra di riuscire in qualche modo a trasmettere meglio quello che devo insegnare o quello che bisogna fare, quindi mi manca un po' questo, però nello stesso tempo cerco di cogliere anche questa difficoltà per lavorare magari su altre cose, tipo la comunicazione più efficace, per riuscire a trasmettere le stesse cose. Certo. Ecco questo, però personalmente la presenza della persona per me è importante, ecco. Sicuramente, ho capito. E bene, infine ti volevo chiedere quali sono le paure o i dubbi che hai registrato maggiormente negli atleti che segui rispetto alla possibilità di non frequentare più le palestre piuttosto che i luoghi abituali di allenamento. Sì, allora le paure sono quelle un po', credo, comuni. Chi ha paura di perdere la propria forma fisica, chi ha paura di perdere quello che ha acquistato fino ad oggi, quindi se ha fatto dei progressi ha paura di tornare indietro, ha paura di non essere chi era in preparazione per gare, forse la cosa più brutta, ha dovuto comunque sospendere, anche perché le gare sono state sospese, per cui certo. Ci sono proprio dei stop, e quindi ti trovi più che altro in questo momento su questo tipo di persone in particolare a dover lavorare su un altro tipo di fronte, che è un po' quello emotivo. Certo. Ok, quindi far sì
che queste persone non perdano comunque la motivazione, certo, e cerchino di spostare per un periodo di tempo il proprio obiettivo. Deve essere un pochettino portato più in là. Sì. Questo non vuol dire, come ti dicevo anche prima, che nel frattempo non si possono raggiungere degli altri piccoli step, aggiungere magari qualità a quello che si sta facendo, questo certo, sicuramente, magari lavorando su altre cose, mobilità, stabilità o comunque carenze che ognuno di noi ha. E le persone, diciamo, più invece più normali hanno semplicemente paura di ingrassare, paura di sicuramente di cose, sì, più cose più semplici, perché insomma stare in casa così tanto non è facile, anche senza farsi tentare magari dal frigo o cosa, però appunto per questo tipo di persone si cerca di lavorare e comunque fa sempre parte di un lavoro emotivo sulle persone, sicuramente, perché appunto gestire questo tipo di cosa diventa difficile anche perché ha paura di ingrassare, quindi la noia ci porta a fare determinate cose che magari se fossimo fuori al lavoro, in palestra, non faremo. Certo, esatto, certo. Quindi ecco, questo vedo più che altro un lavoro in questo momento molto focalizzato sull'aspetto emotivo di determinate cose e sul, diciamo, essere preparati a questo cambiamento, perché di cambiamento si tratta, a cui siamo costretti. Vedo molta resistenza a questo, sì. Le persone fanno fatica, sì, a fermarsi, a respirare, a dire ok, adesso mi fermo e faccio qualcos'altro. Questo qualcos'altro è semplicemente un tassello di un mosaico che completerò più avanti. Certo, sicuramente c'è una resistenza al cambiamento che è un po' connaturata nell'essere umano, ma che effettivamente forse data dall'imprevedibilità, insomma, di quello che è successo, sicuramente è accentuata. Bene, Anna, io ti ringrazio per questa breve intervista e per la tua professionalità. Grazie a te, Lisa. E quindi niente, ti auguro un buon lavoro. Grazie Lisa, grazie altrettanto. Buon lavoro e stiamo forti. Grazie, ciao, ciao Anna. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, qui con noi in via telefonica c'è Riccardo, un coach training che è esperto sia di allenamento e sia di nutrizione, oltre che essere lui stesso un atleta. Di cosa ti occupi principalmente, Riccardo? Allora, ciao a tutti, diciamo che per essere sintetici il mio scopo barra goal life sarebbe quello di aiutare le persone a realizzare i propri obiettivi, che siano dalla cura estetica del fisico, per motivi di salute, lavoro antalgico, miglioramento delle prestazioni, tutto quello che può inglobare, diciamo, l'ambito dell'allenamento e a pari passo con la nutrizione, insomma, che supporta sempre quello che viene fatto in sala peri o comunque nell'allenamento contro resistenza in generale, ecco. Benissimo, e quindi anche per te, insomma, il fatto che le palestre siano chiuse ti ha portato a modificare quelle che sono le tue abitudini di allenamento, sia per te sia per le persone che segui. E come hai reagito a queste nuove regole, diciamo, in prima persona anche? Diciamo che c'è stato un senso di dispiacere, però in realtà c'era da aspettarselo, perché era solo questione di tempo che la cosa accadesse, e sono misure dovute a cui ci si adatta. Come ognuno di noi quando si allena cerca uno stimolo di adattamento, anche questa volta cerchiamo di adattarci alla situazione, quindi che sia per quanto riguarda l'allenamento, per quanto riguarda l'alimentazione, si prendono le misure giuste da adottare e facciamo quello che riusciamo a fare, no? Certo. Rimanendo a casa soprattutto. Certo, quindi ci si può allenare anche da casa, ricordiamolo. Assolutamente sì. E che tipo di richieste hai ricevuto da parte delle persone che segui, piuttosto anche da altre persone che magari prima non seguivi, per far fronte a questo periodo? Allora, mi stanno a sorridere, le prime richieste che ho ricevuto è quella di ottenere programmi così da nulla.
Ecco. Diciamo che ho dato precedenza alle persone che già seguivo. Certo. E a ciascuno di loro, innanzitutto, ho spiegato un po' la situazione, perché prima bisogna essere anche realisti in un certo senso, quindi non posso pensare magari di ottenere i massimi guadagni in termini estetici senza magari determinate attrezzature. Questo per quanto riguarda magari atleti un po' più avanzati, con più esperienza. Certo. Però abbiamo la fortuna che il corpo ci consente di mantenere quello che ha guadagnato con più facilità rispetto a quello che sarebbe necessario per migliorare. Quindi io dico sempre che finché c'è forza di gravità non si può allenare. Benissimo. Abbiamo un corpo, possiamo utilizzarlo, poi strumenti ci si può adattare in mille modi, con sbarre o bottiglie di acqua, zaini riempiti, chi ha qualche manubrio in casa ci si può adattare in mille modi. Quindi diciamo, come premessa, ho voluto spiegare un po' queste cosette qui. Certo. E poi ho ad ognuno di loro ho chiesto di quali attrezzature eventualmente disponessero in casa e ho provvisto a realizzare dei programmi che potessero essere su misura di quello che avevano, insomma. Quindi è stato anche un lavoraccio da questo punto di vista, perché comunque adattare dei programmi con le persone, cioè con quello che le persone hanno a disposizione, non deve essere semplice. Diciamo che ci vuole un po' di esperienza, un po' di fantasia. Certo. E sì, anche perché credo che l'imminente prova costume, insomma, questo periodo non cada proprio a pennello, ecco, per la chiusura delle palestre. E comunque tu utilizzi molto i social network, in particolare credo Instagram, giusto? Corretto. E quindi ti chiedo, in quanto coach training, quali sono i vantaggi e gli svantaggi che tu stesso hai sperimentato nell'utilizzo di questa piattaforma per il tuo lavoro? Ok, allora partiamo dagli svantaggi per quanto mi riguarda. Perché io ero abituato magari a seguire una certa scaletta o una certa tipologia di video, di contenuti da postare, con un determinato ordine, con una determinata forma, una certa qualità del video, organizzazione dei contenuti, cose di questo tipo, che organizzavo specialmente mentre mi allenavo in sala pesi. Certo. Mentre ora mi devo un po' riadattare, e questo potrebbe essere, diciamo, il lato positivo, nel senso che si è visto anche in questi primi giorni, dopo le restrizioni dell'ultimo decreto, che c'è molto 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 più spirito di condivisione da parte di tutti i coach. Quindi ognuno fa il suo piccolo, chi fa il sondaggio, chi posta le domande, chi fa la diretta, chi mette video di esercizi da poter fare a casa. Certo. E secondo me questo è un aspetto molto 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 bello, perché non siamo abituati a vedere così tanta condivisione di contenuto sui social, perché ognuno tende un po' a stare nella propria nicchia e in parte anche giustamente a rivolgersi soprattutto alle persone che lo pagano per essere seguiti. Certo, quindi in realtà tu stai... Adesso è un mondo un po' più aperto, ecco, e questo secondo me è un aspetto positivo. Sì, e quindi sì, questa cosa è anche strana, no, da un certo punto di vista, perché cioè, per una volta i social vengono utilizzati veramente per la condivisione, cioè per la condivisione vera e propria. È lo stesso piacere che ho fatto ieri sera. Per la prima volta il social viene usato per condividere e soprattutto per mantenere la porta di stanza. Certo. Benissimo, e invece per quanto riguarda, quindi questo è considerato un vantaggio, insomma, dell'utilizzo dei social, soprattutto in questo periodo? Soprattutto nell'aspetto puramente social, appunto, della questione. Certo. Diciamo che è anche più importante del fatto di potersi allenare o meno, mantenere delle relazioni, cercare di costruire dei rapporti, aiutare le persone, sono aspetti molto più importanti dei pesi e della prova costume, secondo me. Sì, chiaro. E, bene Riccardo, io chiuderei qui l'intervista, ti ringrazio molto per la tua disponibilità e per la tua professionalità. E ti ringrazio per la partecipazione, sai. Grazie e buon lavoro da casa. E buon allenamento a tutti. Grazie.
Questo era Psico Podcast. Se vi è piaciuta la puntata, mettete un bel like, seguiteci e aiutateci a crescere su Apple Podcast, Spotify e le altre piattaforme di ascolto. E se volete contattarci, ci trovate alla pagina Facebook Psico Podcast oppure all'indirizzo email psicopodcast@gmail.com. E nella prossima puntata parleremo di psicoterapia online. A presto con Psico Podcast.